voleva tornare al successo alla sconfitta con Napoli, così è stato. Capitano Fabrizio Carboni guida i suoi. L'esordio per Calabresi al suo fianco con Rosato spostato a destra. Esordio anche molto positivo per Luca Mazzitelli nel centrocampo a tre insieme a Matteo Ricci, Cittadino davanti il tridente formato da Frediani, Ferrante e Bumba. Tutti e tre a segno in questa partita. La partita comincia con l'errore di Cianci, qui la pressione di Ferrante, sbaglia anche Li Castro. Non sarà l'unico errore, Ferrante bravo a mettere in mezzo, arriva Bumba per il suo primo gol in maglia giallorossa, gol del rumeno Claudio Bumba. Roma subito in avanti, poi c'è un'occasione clamorosa per segnare il 2-0 con Mazzitelli, forse perde qui l'attimo giusto, riesce a andare al tiro col sinistro, colpisce un palo clamoroso. Siamo al quarto, Roma vicinissima al 2-0, due minuti dopo però arriva il pareggio della regina. Qui Carboni, trattenuta vista dall'arbitro danni dell'avversario, dal dischetto va con Demi, intuisce Svetkauskas, non riesce però a respingere il pareggio della squadra ospite al sesto minuto. L'1-1 firmato con Demi, tre gol per lui in due partite. Risposta immediata della Roma con Frediani, riceve da Bumba e segna il gol del 2-1 al 18esimo. Roma nuovamente avanti, festeggia con tifosi in tribuna Marco Frediani. Ancora Frediani, cross in mezzo e la svirgolata di Varricchio al volo. Cittadino, pallone che si impenna dopo aver colpito in pratica la schiena di Ferrante, pallone fuori di un soffio. Frediani, lo spunto ottimo sulla destra al secondo minuto del secondo tempo. Di Castro esce male, Ferrante controlla questo pallone non facile, spalle alla porta, segna il gol del 3-1 in avvio di ripresa. Festeggiato Ferrante, non è finita, e recupera un buon pallone Mazzitelli, ancora Frediani, ancora cross per Ferrante di testa a segnare il gol del 4-1, doppietta personale per Jonathan Ferrante. 4-1 che chiude di fatto il match. Qui Frediani ci prova al volo, non trova lo specchio. Sempre solo Roma in campo, la regina del secondo tempo si è vista davvero pochissima, tramortita dalla doppietta in apertura di secondo tempo dell'attaccante giallorosso e la serie di cambi. Ma in pratica non cambia nulla, scusa il gioco di parole, in campo l'ingresso anche di Ferri al posto di Bumba, poi ci sarà spazio anche per Pagliarini e Terriaca nelle fila giallorosse. La sequela di cambi con la Roma, continuato ad attaccare, ha colpito anche una traversa con Ferrante, ha avuto un'altra grandissima occasione per segnare la sua tripletta personale prima di uscire e lasciare il posto a Terriaca, che siamo a pochi minuti dalla fine, fine che arriva al 93esimo. Roma che batte Regina 4-1, dunque sale a 3 punti in classifica agganciando proprio gli Amaranto. È tutto per quanto ci riguarda al campo di Bartolomei di Trigoria, grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento con i programmi di Roma Channel.